Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè, come state? Oggi parleremo di un software per Mac che ha recentemente testato Salvatore e che potrebbe essere la risposta alle molte richieste di aiuto di persone disperate che hanno erroneamente cestinato qualche file importante e sperano in qualche maniera di riuscire a recuperarlo. Ebbene, sia per recuperare file erroneamente cestinati su un Mac quando ormai avete già vuotato il cestino, sia per recuperarli da altri dispositivi come memory card, schede SD, camere di digitali, chiavette USB e altre cose del genere, può venirvi incontro l'applicazione Mac che si chiama ISAS Data Recovery. Ovviamente potete vedere i dettagli e il link per le informazioni e il download di questo programma nell'info box sotto a questo video. Tra poco vedremo, grazie alla spiegazione di Salvatore, come dopo una paziente scansione iniziale o del vostro Mac o del dispositivo da cui volete recuperare i file persi, purché sia collegato al Mac su cui gira questo programma ISAS Data Recovery, sarà possibile individuare questi file e recuperarli. L'importante è che da parte vostra ci sia un minimo di pazienza per l'attesa iniziale. Questo programma ha sia una versione gratuita con la quale si possono recuperare fino a 2 giga di file, sia una versione completa a pagamento, di cui potete vedere i dettagli al link che metto qui sotto nell'info box. Ma adesso andiamo a vedere quali sono i passaggi essenziali per utilizzare questo sistema. ISAS Data Recovery è un software che ci consente di recuperare dei dati, dei file eliminati nel nostro computer. La prima cosa da fare una volta lanciata questa applicazione è quella di far partire la scansione completa di tutto il contenuto. Nel frattempo io già l'ho lanciata, tuttavia si può anche interrompere e stoppare anzitempo e intanto che la scansione procede possiamo già fare un check del contenuto scegliendo o il percorso o il tipo di file che ci interessa analizzare. Qui compariranno tutte le tipologie di file che sono state trovate all'interno del dispositivo. Per quanto riguarda la prima, grafici, fa riferimento alle immagini. Se infatti l'apriamo vedremo tutte le tipologie di file riferibili alle immagini: PNG, JPEG. Possiamo scegliere JPEG e ci farà vedere tutte le JPEG trovate all'interno del computer. Possiamo anche fare una ricerca ancora più chirurgica utilizzando il campo appunto di ricerca. Se io scrivo in questo caso Sony, ci sarà una selezione ulteriore di tutte le immagini nel cui nome avranno la parola Sony, cioè tutte quelle immagini scattate con dispositivi Sony. A questo punto, se io voglio andare a recuperare una di queste immagini, non farò altro che selezionarla, ovviamente, flaggarla e dire recupera ora, cioè andare a cliccare sul tasto in alto a destra, recupera ora. Molto importante a questo punto sarà la destinazione del nostro salvataggio. Non dovrete salvarlo all'interno dello stesso computer, poiché non devono coincidere l'hard disk e la destinazione del vostro salvataggio. In questo caso noi stiamo utilizzando una chiavetta esterna, potrete utilizzare anche un hard disk esterno, dicendo salva ci ritroveremo nel nostro caso sulla chiavetta USB, nel caso di chi utilizzerà hard disk esterni o altri dispositivi, si ritroverà in quel particolare dispositivo il file che è stato recuperato, che è stato salvato. Per completare la descrizione di questo semplicissimo software, facciamo riferimento velocissimo al tasto qui in alto a sinistra, esporta. Non è altro che la possibilità di esportare, vediamo, sempre su un dispositivo esterno, l'intera scansione che è stata fatta dal software. Quindi possiamo ritrovarci direttamente tutta la scansione su un dispositivo, è una forma di backup in qualche modo, di conseguenza può essere estremamente utile a complemento della funzione principale di questo software, ISAS Data Recovery. Bene, spero che questa dritta vi sia stata utile, se è così ditelo con un pollice in su qui sotto al video di YouTube, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratis a questo canale. Tanto basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè, oppure dove vedete la scritta rossa iscriviti. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè,
nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. E vi ricordo che abbiamo anche un account Instagram, si chiama Apple Caffè Official, e se volete potete seguirci anche lì, ma non è finita. Ora abbiamo anche un gruppo Facebook che si chiama Apple Caffè and Popcorn, e se volete venire a trovarci siete benvenuti, e tenete presente che potete essere voi stessi ad arricchire il gruppo con i contenuti che volete, le domande che volete, gli argomenti che volete. Grazie come sempre per la vostra partecipazione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.